Ciao a tutti, siccome me lo chiedete in tanti faccio un video così più o meno lo spiego a tutti perché ogni volta sotto i commenti poi è difficile ritrovare quei commenti alla quale vorrei rispondere, ma poi se ne aggiungono altri tante volte li perdo e quindi non riesco a rispondervi a tutti. Allora vi spiego, i pettini che ho creato, quelli Lovely Pet Boutique, per il pelo lungo sono questi qua, sono tre. Ma non cambia nulla, hanno tutti la stessa funzione, cambia solo la colorazione, cioè quella rame, quella argento e quella nera. Tutti e tre hanno, adesso lo tiro fuori dal pacchettino, hanno la parte larga, ok? E ve lo faccio vedere così c'è anche di qua il logo, la parte larga e poi la parte stretta, quella più fine, che è quella che serve quando abbiamo fatto tutto il nostro cane o tutto il nostro gatto a togliere, a fare le rifiniture per intenderci. Ok? Quindi la differenza dei tre pettini non è nessuna, è solo la colorazione, quindi il modo di lavorare è lo stesso e identico, solo che volevo farlo in tre colori perché secondo me era un po' più carino, un po' per cambiare, ma anche e soprattutto perché se aveste un gatto grigio o un gatto nero, magari non andiamo a prenderlo dello stesso colore del nostro animale, ma se magari su un nero lo mettiamo in color rame, possiamo magari vederlo meglio e vedere dove siamo già passati o dove dobbiamo passare. Quindi questi sono i tre a pelo lungo, però diversa solo la colorazione. Poi invece abbiamo questo che è più stretto. Però è quello per il pelo corto, si intende pelo corto tutti quegli animali, cani o gatti che hanno del sottopelo, quindi non parlo di pelo corto simile bulldog per intenderci per la tipologia del pelo. Anche questo ha sempre la parte stretta e la parte più larga con il logo, ovviamente come sempre si inizia dalla parte più larga per poi fare tutta la rifinizione con la parte più stretta. Li trovate sul mio sito, potete cercarli come o pettine pelo lungo o pettine pelo corto. Il lungo costa 18 e il corto costa 15. Sono tutti in acciaio inox inossidabili, sono ottimi, li uso io in toilettatura. Tutte le persone che li hanno acquistati, tra l'altro anche dei toilettatori, si sono trovati benissimo. Quindi vi dico, sono soldi spesi bene perché se regolarmente voi le utilizzate, sia per voi e sia per il toilettatore dalla quale andate, agevolate molto i tempi di toilettatura, sia vostri che i loro. E questo fa sì che una volta al giorno, se riuscite anche due, ma già una volta al giorno è sufficiente. Più lo fate, più lo pettinate, e meglio è perché rimarrà senza nodi, rimarrà senza sottopelo e ogni volta che lo andate a pettinare non sarà uno stress perché andando a pettinare sullo snodato o comunque sul pelo che non ha complicazioni, l'animale proverà piacere e non dolore. Quindi è una cosa estremamente importante. Se invece siete interessati all'acquisto, ma avete un animale annodato e tutto, vi consiglio di prenderlo e usarlo il giorno dopo che il vostro animale è uscito dal toilettatore, perché ovviamente il toilettatore vi darà il vostro cane o il vostro gatto senza più un nodo o senza più sottopelo. Quindi voi lo passerete tranquillamente e allungherete ovviamente i tempi di toilettatura. Ovviamente ci sono animali che hanno bisogni regolari ad andare in toilettatura, questo non vuol dire che poi con questo pettine glielo portate l'anno prossimo, ma con questo pettine potete magari anche diminuire i costi della toilettatura, perché se già voi a casa li snodate o li slanate, ovviamente questi poi non sono costi che vi verranno addebitati al momento di pagare tutta la toilettatura. Quindi pensateci, per qualsiasi comunque altra informazione o domanda sono disponibile. Vi arrivano in queste pratiche bustine trasparenti che potete metterle in borsa e portarvele ovunque. E niente, il sito lo trovate in link in bio ed è www.lovelypetboutique.com. Per qualsiasi cosa resto a vostra disposizione. Ciao a tutti!